Ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto. Ho sacrificato me stesso, la famiglia. Io ero la guida all'interno del nuovo mondo. Doveva essere meraviglioso. Mi sbagliavo. Ho atteso così a lungo che venisse qualcuno. Iniziavo a disperare. Ho già visto prima il tuo viso. Dio me l'ha mostrato in un sogno. Sapevo che saresti venuto a rimediare alle ingiustizie, a fare esattamente ciò che deve essere fatto. Sapevo che portavi salvezza. Stai cercando aiuto. Non posso dartelo perché soltanto Dio può. Ma lui ha un piano per te. Seguimi. Vieni con me. Sei qui per aiutare la tua gente. Ed è ammirevole. Dopo il fuoco purificatore del Signore, ho visto il viaggio che Lui aveva preparato per noi. E ho capito cosa ci sarebbe servito per la nostra vita nel nuovo Eden. Quando l'umanità è emersa, ho radunato il mio gregge e l'ho diretto verso una nuova strada, il rifiuto di tutto ciò che apparteneva al vecchio mondo. Una nuova società dove vivere dei prodotti della terra. Senza avarizia. Negli anni più duri dell'inverno nucleare, vi speravo. E nella disperazione trovai la salvezza. Quest'albero. Il suo frutto è un dono di Dio. Ha dato alla mia famiglia la forza necessaria per superare fame e malattie. Il nuovo Eden ha prosperato. Abbiamo creato il paradiso in terra. Ma non è durato. Per colpa della piaga delle locuste. Questi guerrieri della strada sono tutto ciò che Dio ci ha detto di lasciarci alle spalle. Le loro anime sono marce, malate. Ma tu sei diverso. Credo che la tua anima sia degna. Questo è l'aiuto che stavi cercando. Dio ce l'ha donato.
Ecco ciò che ha sostentato la mia famiglia nei momenti bui. Lascia che te lo offra. Il nostro miracolo. La prima volta che ho assaggiato questo dono, ho dovuto affrontare una famelica bestia. Era la mia anima. E in quell'istante ho capito che per essere degno del dono di Dio avrei dovuto uccidere la bestia. Purificare la mia anima. Perché se non l'avessi fatto, essa mi avrebbe consumato. È la prova di Dio. Purifica l'anima. Bestia. Se ce la fai, se la tua anima è pura e sei la guida mandata dal Signore, tornerò dal mio esilio. Il nostro miracolo ci ha permesso di sopravvivere, ma i suoi doni hanno delle condizioni. È un miracolo che nutre l'anima di una persona. E se quell'anima è deviata, il miracolo si fa maledizione. Segui le mie istruzioni. Sopravvivrai. Bestia nell'oscurità.
Se gli voglio bene, anche se è carne della mia carne, dobbiamo affamare la bestia del peccato. Sarai il pastore del mio popolo. Vieni con me nel nuovo Eden. Il nostro futuro dipende dal rispetto dei miei ordini. Basta sperare che Joseph ci salvi. Non tornerà indietro. Dobbiamo riuscire a dimenticarlo per sempre e... Padre. Ethan. Padre. Il padre. Dove sei stato? Noi siamo sotto assedio e il popolo è in pericolo. Sei sparito. Tu ci hai lasciato nel momento del bisogno. Perché? Per ascoltare il piano di Dio, figlio. Per ascoltare il piano di Dio. Figli miei! So che avete sofferto. E so che avete paura. Vi sono stato lontano per molto tempo. Ma io non vi ho abbandonato. Dio mi ha parlato e mi ha indicato la via per uscire dall'oscurità. Il tempo di nascondersi fra queste mura è ormai finito. Non dovremo più sperare che questa piaga delle locuste ci lasci finalmente in pace. Il momento di lottare è adesso. E così Dio ci ha inviato la sua spada. Ecco! Dio ha messo alla prova la sua anima perché fosse giusta e fosse pura. E sono venuto qui davanti a voi a testimoniare che questo straniero è... il nostro pastore. Padre! E insieme sconfiggeremo le orde che stanno assediando queste mura. E insieme noi marceremo verso il futuro che Dio ci ha promesso. No! Tu mi hai abbandonato. Tu hai abbandonato noi. Senza una parola, senza istruzioni, li ho guidati da solo come meglio ho potuto. E adesso, torni indietro come se fossi sceso dalle nuvole e pretendi di comandare. Sì. Adesso sono io che comando. Joseph, è la nostra guida. Il nuovo Eden segue me. Noi seguiremo il padre. Figlio, so che hai dovuto portare un pesante fardello in mia assenza, lo capisco. Questa è la volontà di Dio. A volte ci è richiesto di sacrificare ciò che vogliamo per rispettare la volontà di Dio. Tu cosa hai mai sacrificato? Un giorno vedrai la luce. Te lo prometto. Forza! Andiamo tutti insieme. Abbiamo molto lavoro da fare. Dio ti benedica. Guarda.
Ho una cosa per te. Tutti i miei prescelti combattono già contro i guerrieri della strada di notte. Adesso chiederò loro di trovare le forze per lottare anche di giorno. La tua gente dovrà sfruttare al meglio questo diversivo e agire alla svelta. Non possiamo combattere per sempre. Tu, invece, ricorda il dono di Dio. Ciò che hai provato è solo un assaggio del suo potere. Non lo sprecare. Inoltre darò licenza al mio giudice di seguirti. Parla una sola lingua, quella della violenza. Ti sarà di grande aiuto. Prima di diventare il pastore, devi essere la nostra spada. Va e rendi questa terra sicura per tutti gli uomini di buona volontà. Combatto contro i peccatori solo perché va fatto. Sei tu la persona comparsa nella mia visione. Siamo tutti peccatori. Il peccato di Ethan è l'orgoglio. C'è qualcosa dentro di lui che nessuna mia parola può toccare. Temo che ora, vedendo un estraneo prendere il suo posto, quella bestia divorerà il suo risentimento e si farà più forte. Dovrei ricordargli di sua madre. Lei ha accantonato il suo orgoglio e gli ha salvato la vita. Sarebbe stato troppo giovane per capire. Forse capirebbe ora.